I ragazzi mi sono piaciuti perché hanno tenuto, secondo me, un'intensità sempre elevata per tutta la partita. Poi è chiaro che c'è pure l'avversario, c'è le 3 settimane di condizione, però abbiamo sempre forzato la ricerca della riconquista alta, non abbiamo mai atteso, qualche volta l'abbiamo recuperata, qualche volta no, però l'atteggiamento è sempre stato quello corretto. Dopo che siamo andati in vantaggio, paradossalmente potevamo avere l'agevolazione di far aprire un pochettino di più loro e magari trovare qualche buco noi, perché con quel sistema di gioco là comunque la Lucchese si è arroccata, è pure normale, e per scelta dell'allenatore e per condizione che hanno, che logicamente un po' è ottimale. Abbiamo preso un gol fortuito, di contro invece abbiamo avuto, anche se non clamorose, 4-5 situazioni per raddoppiare le abbiamo avute. Siamo a 3 settimane con una squadra, sembrava una primavera 2 la nostra, perché siamo stati giovanissimi in campo. Oggi va bene così. Il capitano è un po' capopopolo di un gruppo che deve crescere, non posso aspettare che Nello faccia da balia a un gruppo di ragazzi. È giusto che ci svegliamo in fretta, perché il calcio da adulti è un calcio che ha pochi scrupoli, quindi chi è abituato a fare campionati di primavera all'inizio cozza duro, poi speriamo che cresca. Ad Anello mi aspetto che faccia quello che sa fare, come sta facendo, come ha fatto dal primo giorno di ritiro. È innegabile e sotto gli occhi di tutti che è il giocatore di maggior qualità e forse di maggior caratura che abbiamo in organico. Fa quello che deve fare. Ecco, Persano si è messo molto ghetti. Sì, ha avuto una palla per fare il 2-0 subito. Poi alle volte le partite di un attaccante possono cambiare anche se sull'episodio favorevole. Arriveranno altre occasioni dove magari sarà più fortunato e lo farà, non deve diventare una malattia. Noi dobbiamo prendere questa partita come base, come punto di partenza, e sviluppare in meglio tutto quello che si può sviluppare in meglio. Poi c'erano tanti assenti stasera, quindi anche questa è da considerare. Sì, però ce li aveva pure la Lucchese, che alla fine ha schierato una squadra buona, ma tanto lo sapevo. Serie C è un campionato comunque guardingo. Noi tentiamo di fare un calcio che va per le caratteristiche dei giocatori che abbiamo. Oggi abbiamo ricercato con costanza, forse alle volte anche con un po' di lentezza, il fraseggio, perché rientra nelle caratteristiche dei giocatori che abbiamo. Quindi non abbiamo né enorme fisicità oggi né centimetri per fare un altro tipo di calcio. Battiamo su questo e tentiamo di migliorare questo. Sulla posizione del trequarti siamo alla ricerca di un giocatore con quelle caratteristiche là dentro il nostro gruppo. Se non lo troviamo, cambio, non c'è nessun problema, nel senso che possiamo pure giocare a 3 aperti, non succede niente, non vedo una differenza enorme. E comunque i giocatori che ho a disposizione sono votati al fraseggio, quindi che io li metto in un modo, che li metto in un altro. Se giochiamo con un giocatore in quella posizione lì, per quello che piace a me, non deve essere solo un giocatore che fa fase di rottura, che ci permette di stare ordinati, perché comunque questo modulo qua ci dà un vantaggio enorme, che noi oggi non abbiamo mai atteso la partenza degli altri. Andiamo a prendere quando parte l'azione, con i pro e i contro, perché siamo da tutti dentro, andiamo a prendere gli altri fuori. Con qualsiasi altro modulo non è uguale, e quindi magari nella fase di possesso risulta meno violenta, meno aggressiva, però magari possiamo guadagnare qualcosa in più sulla qualità di quelli davanti. Questo vediamo.